Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Lord of Minecraft. In questa puntata vi insegnerò ad usare una trappola molto speciale. Appunto una trappola che può servire nei server, soprattutto MP, e può servire proprio come trappola, veramente fatale. Se noi scriviamo in una grotta del genere miniere, magari uno pensa ci saranno dei materiali preziosi. Così uno entra e trova un bel blocco di diamante. Allora che fa? Cerca di prenderlo. Appena lo rompe, finirà in questa bella pozza di lava. Come funziona la trappola? Ve lo mostro subito. Usciamo di qui. Questa trappola molto speciale è veramente molto molto utile. Ora vi spiego, se voi mettete un blocco prezioso di fronte alla vostra fonte di energia con attaccata una bella redstone torch, se il blocco cadrà, appunto sarà distrutto, anche la redstone torch cadrà, quindi azionando una reazione a catena, appunto i due repeater. Guardate, vi faccio vedere. Vedete? Appena la torcia si spegnerà, appunto i repeater si ritrarranno, facendo cadere il vostro nemico dritto nel pozzo di lava. Come costruire questa trappola? Allora, prima di tutto vi consiglio di farla in una grotta, in uno spazio abbastanza chiuso, così da non destare sospetti. Inizialmente fate un corridoio, magari qui mettetela alla porta. Fate un corridoio abbastanza lungo, non come ho fatto io lì. Io per questioni di spazio ho dovuto arrangiarmi. Ma dovete fare un corridoio appunto molto lungo. E qui, dove volete mettere il vostro blocco, dovete tracciare un altro percorso, un corridoio, in modo che sembri che il percorso non finisce appunto in quel punto. Ora piazzate il vostro blocco e ricoprite tutto di roccia. Mi raccomando, deve proprio essere tutto ricoperto di roccia, eccetto il blocco prezioso. Comunque, se proprio non volete restare sospetti, io aggiungerei al posto del diamante, potrei mettere un bell'oro. Sì, perché diciamo che il diamante è molto raro, diciamo che nessuno lo lascerebbe lì senza prenderlo. Magari dell'oro e del ferro andrebbero più bene. Ora, non illuminate bene il percorso. Dovete solo mettere una torcia in questo punto, in modo da attirare l'attenzione verso quel punto. E ora andiamo dietro le quinte. Ok, io qua non c'ho spazio, pensate un po'. Ok, questo spazio mi sembra che basti. Sì, perfetto. Ora, attaccate la vostra redstone torch in questo modo. Ora dobbiamo invertire il circuito di redstone. Invertire. In modo che se distruggiamo questa roccia, possiamo invertire tutto il circuito. Mettete un filo di redstone, un bel blocco, e qui appunto una redstone torch. Ecco, scusate. Come vedete, ora il circuito si sarà spento, ma non basta ancora. Infatti dobbiamo rinvertirlo un'altra volta. Quindi conduciamo l'energia in quest'altro punto, ripiazziamo la nostra redstone torch e tracciate il percorso qui. Ora voi dovete vedere, se qui è il blocco, dovete piazzare i due pistoni esattamente qui. Quindi diciamo che qui vanno più che bene. Vediamo. Mannaggia, ok. A quanto pare ci siamo con le misure. Ora, mettete due belli sticky piston. Dove siete sticky piston? Eccoli. Mettete due belli stick. Tra la 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 la. A una distanza di uno, mi raccomando. Ora, conducete semplicemente il vostro circuito retto davanti ai due repeater. Mettete due, magari due redstone
Peter. Mangi. E poi la redstone congiungete il tutto. Come vedete, ora avremo installato con successo la nostra trappola mortale. Come vedete, se ora noi rompiamo il blocco, si aprirà la porta che ci farà sprofondare nell'immenso blu. Io in questo caso ho messo della lava, che è di solito quello più efficace, ma se si vogliono raccogliere gli strumenti si può mettere semplicemente una trappola con l'acqua per far morire l'avversario lentamente e acquisire appunto i drop che lascia. Quindi ragazzi, per questo tutorial sulla trappola a blocchi è tutto. Ci vediamo in un prossimo episodio. A presto!